l'isola dei famosi, Francesco Monte rivede Paola Di Benedetto. Condividi su Facebook. Dopo l'isola dei famosi, Francesco Monte e Paola Di Benedetto si sono rivisti. Sono insieme in una foto inequivocabile postata su Instagram da lei. Finalmente, dopo l'isola dei famosi, Paola Di Benedetto e Francesco Monte si sono incontrati. Non in macchina, come aveva pronosticato giorni fa il settimanale Chi di Alfonso Signorini, ma a seguito della puntata di ieri del reality. L'ex madre natura di Ciao Darwin è stata appena eliminata, mentre l'ex tronista di Uomini e Donne ha lasciato il programma da tempo, dopo essere stato coinvolto nel cosiddetto Cannagate, ovvero perché accusato, da Eva Enger, di aver fumato marijuana nella villa in cui i futuri naufraghi si trovavano in Honduras prima dell'inizio della gara. Tra Francesco e Paola, che tra l'altro sembra che abbia fumato anche lei cannabis insieme a lui e ad altri concorrenti dell'isola, era evidente l'interesse reciproco, ma finora i due ragazzi non avevano potuto conoscersi meglio, proprio per il ritiro del giovane. Ricordiamo, se ce ne fosse bisogno, che Francesco Monte è stato suo malgrado protagonista della cronaca rosa nei mesi scorsi, per essere stato mollato in diretta da Cecilia Rodriguez, concorrente del GF VIP, che gli ha preferito l'ex coinquilino Ignazio Moser e si era pensato che potesse consolarsi sentimentalmente nel nuovo reality. La foto su Instagram sia Monte che la Di Benedetto hanno sempre dichiarato che, una volta tornati entrambi dall'isola dei famosi, avrebbero voluto entrambi continuare a conoscersi lontano dalle telecamere. Nel mondo reale Francesco le aveva pure mandato video messaggi quando lei era ancora in Honduras, e a quanto pare non hanno perso tempo. Lo dimostra una foto postata dalla ragazza su Instagram, che la ritrae proprio insieme all'ex fidanzato della sorella minore di Belen e Jeremias. Una foto in cui lui l'abbraccia da dietro ed entrambi hanno i classici musini ed ore da gatto che sono diventati di moda sul social. Prima ancora Francesco aveva inviato a Paola un mazzo di rose in diretta all'isola dei famosi. Insomma, per lui è tornata la serenità, dopo la batosta televisiva infertagli da Cecilia Rodriguez. Incontro anche con Filippo Nardi. Francesco Monte non ha rivisto solo Paola Di Benedetto, ma anche Filippo Nardi, con il quale era diventato molto amico nei pochi giorni di reality che ha fatto. Stamattina l'attore che stiamo vedendo in Furore 2, la fiction della domenica sera su Canale 5, l'ex madre natura e l'ex concorrente del Grande Fratello 2 hanno fatto colazione insieme. Ritorno a Uomini e Donne per l'ex di Cecilia? Intanto, mentre le fans di Francesco Monte attendono di sapere se ci sarà davvero una storia e quanto importante tra lui e Paola Di Benedetto, si interrogano anche sulla possibilità di cui si è parlato in questi giorni, che lui torni a Uomini e Donne da Maria De Filippi, ma con un ruolo diverso da quello di tronista. Diritti d'autore, riproduzione riservata.